Amici e amiche di Vivi Casagiove, buongiorno. Siamo all'interno dell'associazione musicale Claudio Abbado con la titolare Francesca Masiello. Francesca, buongiorno. Senti Francesca, ci puoi dire com'è nata questa associazione e le attività che si svolgono qui all'interno? Salve a tutti, buongiorno, sono Francesca Masiello, la titolare dell'associazione Claudio Abbado. Sono contenta di essere con voi questa mattina e di presentare la mia associazione. È un'associazione molto giovane, è nata da poco. Noi abbiamo come obiettivo quello di diffondere la musica sul territorio e creare un prodotto di qualità affinché i ragazzi possano avvicinarsi alla musica non soltanto in modo amatoriale, ma anche, come dire, creare un qualcosa che sia propedeutico a quella che poi potrebbe essere il conservatorio. Perché? Perché noi abbiamo stipulato una sorta di convenzione con il Conservatorio di Salerno, per cui l'associazione ha la possibilità di rilasciare certificazioni valide anche per un percorso formativo avanzato. Qui noi facciamo tutti gli strumenti, quindi pianoforte, canto, chitarra, flauto, violino, violoncello, batteria. Le lezioni sono individuali, sono prettamente individuali, perché io non credo nella lezione collettiva. Non credo nella lezione collettiva, e quindi noi cerchiamo di offrire un prodotto di qualità ai ragazzi. Le lezioni sono rivolte ai bambini, cioè dai 6 anni in su. Quindi tutti quanti hanno la possibilità di, come dire, avvicinarsi alla musica, e speriamo che, come dire, sì. Noi abbiamo aperto a marzo, possiamo contare già un bel po' di iscrizioni, e questo ovviamente mi rende felice. Abbiamo cercato comunque di pubblicizzare quanto più possibile l'associazione, e devo dire che la cosa è stata accolta favorevolmente, soprattutto dal territorio limitrofo, quindi Sala, Salleucio, Briano, Vaccheria. Devo dire la verità, c'è stata molta partecipazione. Senti Francesca, spieghiamo un'altra cosa ai nostri lettori. L'associazione è aperta tutti i giorni e tutti i giorni ci sono questi corsi musicali? Sì, tutti i giorni, diciamo prevalentemente il pomeriggio noi siamo aperti e facciamo i corsi, proprio perché ovviamente la mattina i bambini, i ragazzi sono impegnati nelle attività scolastiche o universitarie, per cui il pomeriggio l'associazione è aperta dalle 2:30 fino alle 8 di sera. Senti Francesca, lanciamo un messaggio ai nostri lettori e alle nostre lettrici di Vivi Casagiove, invitandoli a visitare questa associazione e soprattutto invitandoli a capire cos'è la musica e cosa sono questi corsi, l'importanza poi di questi corsi. Certamente. Allora, avvicinarsi alla musica, come credo sapete già, è una risorsa per i nostri ragazzi. Ovviamente stimola le attività intellettive, la partecipazione. Noi abbiamo anche una prerogativa, quella di invitare i nostri allievi a seguire anche le lezioni degli altri ragazzi. Per cui si crea una partecipazione, come dire, una sorta di musica, voglio dire, anche divulgata con l'ascolto, con il seguire anche gli altri ragazzi, che comunque è una cosa molto bella. Io invito tutti ovviamente a venire a vedere i nostri locali, ad ascoltare anche, a parlare con i docenti. Abbiamo tutti gli insegnanti di ruolo all'interno della scuola, tutti diplomati ovviamente al conservatorio. Speriamo, come dire, che le persone possano capire soprattutto, cioè apprezzare, ecco, il nostro lavoro e ovviamente partecipare sempre di più. Allora, io ringrazio Francesca Masiello, la titolare dell'associazione musicale Claudio Abbado. Ricordo ai lettori e alle lettrici di Vivi Casagiove che l'associazione è aperta di pomeriggio dalle 2:30 fino alle 8 di sera, e invito i lettori e le lettrici di Vivi Casagiove a visitare i locali di questa associazione musicale. Per Vivi Casagiove, dall'associazione musicale Claudio Abbado, è tutto.